Per la 15ª edizione torna anche quest'anno la Napoli City Marathon, uno degli appuntamenti più attesi da podisti ed appassionati. A pochi giorni dal via sono già 700 i partecipanti che domenica 27 gennaio si sfideranno su un percorso di 42 km e 195 metri. Il circuito con partenza ed arrivo in piazza Plebiscito sarà quest'anno più veloce, fanno sapere gli organizzatori, e toccherà alcuni punti del centro storico della città per l'occasione chiuso al traffico veicolare. Questa è la prima cosa bella, perché gli atleti che vengono da oltre nazione, da oltre Italia, possono vedere delle bellezze di Napoli correndo. E poi la novità è che aumentano sempre di più le presenze straniere. Forse quello che ci manca a noi è la presenza proprio dei campani. La prima parte del percorso si sviluppa lungo le aree del centro cittadino, la seconda dal lungomare porta invece fino a Fuorigrotta, con un passaggio all'interno della mostra d'oltremare. Con la gara dei 42 km tornano quest'anno anche la mezza maratona e la prova a staffette, che faranno dell'ultima domenica di gennaio una vera e propria festa del podismo internazionale. Ancora una volta i cittadini che si riappropriano della loro città, che la vivono quotidianamente appunto in questa giornata. Questo sta cambiando la cultura dei napoletani, l'amore per la bicicletta, più gente per strada eccetera, sono la prova che tutto sommato avevamo visto giusto, nel senso che c'era questa necessità e questa voglia di riappropriarsi della città. Da venerdì 25 in piazza Plebiscito sarà allestito anche il villaggio Maratona, dove si potranno effettuare le ultime iscrizioni e partecipare alle attività collaterali all'evento.